Benvenuti a Players on the Road, la rubrica ormai settimanale, abbiamo una cadenza finalmente, di game design, giochi di ruolo in generale, del mondo dell'ARP, di tutto ciò che riguarda appunto il fare e il giocare nell'ambito del ruolo, dei giochi di ruolo. Io sono Giacomo, per chi non mi conosce, per chi torna invece, bentornato, e c'è un posticino qua vicino a me in macchina, ovviamente siamo sempre in viaggio, per discutere di cosa oggi. Quindi accomodati, allacciati la cintura ovviamente. Oggi vorremmo discutere di... anzi, discuteremo di game design come paradigma. Una piccola premessa. Io ho provato a registrare un audio, appunto, ho provato a fare la puntata e l'ho dovuta cancellare e rifare perché la mia introduzione era troppo ampia. Cercherò quindi di stringere, è un argomento che può spaziare in tutte le direzioni e quindi cercherò di compattarlo, anche perché finiremo comunque a spalmare questo argomento su due puntate, non voglio tre. Se no diventa troppo dispersivo e voi che mi ascoltate non mi seguite, perché da una settimana all'altra è già difficile così figurarsi una terza puntata. Allora, quindi arriviamo al dunque, cerchiamo di perdere meno tempo possibile. Ci sono al mondo diverse strutture teoriche che possono aiutare o dare ispirazione a un game designer per scrivere il proprio gioco. Parliamo di, che ne so, teoria forgita, parliamo di gruppi di gioco, parliamo di manifesti. Mi viene in mente il manifesto di Mammut RPG che abbiamo qua in Italia, amato. E mi viene in mente molte cose, ma il fulcro di questa puntata è: ci sono casi particolari, ci sono focolai, diciamo così, gruppi di persone molto attive che creano strumenti per fare game design, ma alla fine, tirando le somme, non esiste, come esiste in molte altre forme d'arte, un metodo più o meno riconosciuto da tutti. Cioè, non è che se io mi siedo a un tavolo e parlo con un game designer professionista, e dire game designer professionista è una parola grossa perché fare game design di professione è una cosa più unica che rara, non è che mi siedo e dico: ma tu come fai game design? Da che cosa si parte? E lui mi dice: guarda, prendi questo libro, questo libro, questo libro, leggeteli con calma, studiateli bene, poi torna che facciamo game design. No, ci sono articoli, ci sono video, ci sono conferenze, ci sono pezzi di manuali, c'è forse qualche manuale, qualcosina, ma sono tutte cose sparse qua e là, piuttosto sporadiche, e non c'è niente di condensato in un unico libro, in un unico testo. Cosa che invece troviamo nelle altre forme d'arte, perché fare game design, cavoli se non è una forma d'arte, e troviamo invece, che ne so, nella pittura, nella scrittura, nella musica, troviamo dei metodi. Io per esempio suono la batteria, e ho una lezione a settimana, e con me a lezione porto i miei libri di batteria. Dopo le prime, mi pare, 3-4 lezioni, il mio maestro di batteria mi ha detto: ora ti comprerai questi due libri e utilizzerai questi libri come base per imparare a suonare la batteria. Io fatico molto a vedere una cosa simile nel game design, anche perché bisogna dire che seppur le forme d'arte siano varie e bizzarre alle volte, come dire, c'è la famiglia della pittura, ok? La grande famiglia della pittura, o comunque dell'arte figurativa.
poi ci sono dei sottogruppi, dei movimenti artistici, come, che ne so, il puntinismo, il surrealismo, cose del genere, che hanno il loro manifesto con le loro regole, ok? E hanno il loro metodo. Puntinismo utilizza la tecnica dei puntini avvicinati uno con l'altro che, visti da lontano, creano un'immagine completa, ma visti da vicino sono solo tanti puntini colorati lontani, sufficientemente lontani l'uno dall'altro da non capirci molto. Ecco, nel game design sì, ci sono le scuole di pensiero, ci sono le teorie tipo il big model, la teoria forgita, ma poi più o meno, ci sono le eccezioni sempre, ci fermiamo lì. Non c'è il manuale di teoria forgita, per fortuna, direi, a dire la verità, sotto certi aspetti. Ci sono degli articoli che sono lì nell'internet, che fluttuano e più o meno compattati, ma neanche troppo, sul sito di Lampli, ok? E ecco, forse il big model è quello che io conosco meglio e che ritengo il più, uno dei più compatti, ma in realtà le cose sono piuttosto sparse. C'è il V-Hacker Jeep, del Jeep Form, il gruppo V-Hacker Jeep che ha fatto la teoria Jeep Form, che è tutto sul sito con tutte le definizioni, il loro vocabolario, il loro manifesto, più o meno. Però si fatica a fare queste cose, non c'è una cultura del buttare sul manuale, creare. Ma questo perché? Perché ci sono troppi rami e sottorami, un po' come il metal. Ci sono tante specializzazioni, ognuno dice la sua, e ognuno, ma è bello, è così, la diversità a questo livello è bellissima, e ognuno mette i suoi elementi, ognuno quando fa il suo gioco prende spunto un po' di qua, un po' di là. Anche perché fare game design non è una forma d'arte unica, nel senso di, non è suonare la batteria, io suono la batteria e fine. Ho, come dire, un negozio di strumenti e non ho un metodo preciso con cui suonarle. Quindi alle volte suono con le mani, alle volte con le bacchette, alle volte con le unghie, alle volte con i piedi, le provo un po' tutte. Quando ho un insieme di melodie, di elementi che mi piacciono, ok, ho creato il mio gioco. Però poi butto tutto, o quasi, non proprio, e riparto da capo. Cioè, c'è troppa roba, c'è tanta roba, troppa, e non c'è un filone, anche nel tradizionale, che molto spesso i giochi sembrano simili tra di loro, in realtà non c'è un filone unico, ci sono molte spalle, molti rami che si dipanano dal tronco principale, che in realtà è quasi come se non esistesse, cioè sono tutti nel loro bunker alla fine. E quindi arriviamo al punto cruciale di questa puntata: come si scrive un gioco di ruolo? Sapessi come si scrive un gioco di ruolo, ne ho scritti, cioè ci sono così tante cose sul piatto che non si sa da dove cominciare, e quando si comincia e si finisce, alle volte funziona solamente perché si è messo quelle precise cose nell'ordine preciso e non si può replicare, o se si replica si ottiene lo stesso menu e quindi lo stesso gioco. Siamo da capo, noi dobbiamo creare cose nuove, perché ogni gioco è una cosa nuova. Allora io direi che più o meno, ora parlo per mia esperienza personale, più o meno fare giochi di ruolo si compone di tre elementi. Dirò forse delle banalità, però secondo me sono utili. Il primo è l'elemento puramente soggettivo, bisogna mettersi nell'ordine delle idee, di creare, e quindi di avere un'atmosfera, un ambiente intorno, una situazione psicologica e fisiologica, cioè bisogna stare bene e avere quella scintilla emotiva, ambientale, che ti spinge a creare. Devi essere nel mood creativo, ovviamente.
c'è chi si rilassa, chi va a correre prima di fare una cosa del genere, chi esce e sta solo all'aperto, chi sta chiuso in casa, tira giù le tapparelle, chi gli serve la musica, chi, cioè ci sono mille modi. Prima di tutto bisogna riconoscere il proprio mood creativo, ciò che vi spinge a creare. Prima o poi lo trovate, prima o poi, e spesso, come succede a me, le persone, perché io da solo faccio fatica a fare game design. Poi mi siedo con delle persone come Sofia di GDR Unplugged, anche lei, ci sediamo, parliamo e lei butta lì idee, continua, bam, 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 bam. Anche se non ha magari grandi ancora, avrà, anche se non ha ora ancora grandi esperienze nel gioco di ruolo, anche se fra virgolette non ha studiato, però ha una capacità di buttare lì idee, ta, 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 e io rispondo, e rispondendo penso, e pensando creo, e creando ho il gioco. E questo è sicuramente un punto cardine. Il secondo punto, perché senza l'impostazione creativa non si crea una mazza, e quindi il primo punto direi che è quello per me, quantomeno poi potete metterli nell'ordine che volete di importanza. Il secondo punto è l'esperienza, giocare. Ma giocare tanto e tante cose diverse. Non fossilizzatevi sulle solite cose. Anch'io sto uscendo dalla mia comfort zone. Negli ultimi anni sono sempre stato più o meno in una comfort zone, e quindi scrivere giochi di ruolo è sempre stato un accostarsi a determinati filoni, a determinati principi. Ora voglio rompere questo muro, ed è quello che dovreste fare tutti, che tutti i game designer dovrebbero fare. Provare, tentare, uscire, è quel negozio di strumenti che vi dicevo prima, dove ad un certo punto vi trovate davanti a uno strumento strano. Ma questo cos'è? Come si suona? Ma funziona? Non funziona? Provate. Provate, sperimentate. Anche le cose che apparentemente sono, vi sembrano orribili, provatele, fate esperienza, actual play è quello che vi serve. Perché non solo vi aiuta a capire com'è il gioco quando lo giocate, ma vi aiuta anche a capire come scriverlo in modo da ottenere quella precisa esperienza di gioco. E quindi, vivendo l'esperienza di gioco e leggendo come è stata scritta, imparate voi stessi come scrivere per ottenere quella stessa esperienza o qualcosa di simile. E il terzo punto è leggere. Leggere articoli, leggere teoria, e soprattutto, oltre che leggere, interagire con le altre persone e discuterne, soprattutto con gli autori, perché spesso e volentieri gli autori dicono la loro, anche i più grandi. Anche Ron Edwards fa la sua sparata, e poi però magari è una sparata molto alta, è una novità, wow, che genio, però poi nessuno lo capisce. E quindi è utile che qualcuno intervenga, faccia dei commenti, faccia delle osservazioni, in modo che poi lui dice: ah, aspetta, allora mi sono spiegato male. Quello che volevo dire è questo, bisogna impostarlo così. Allora voi gli rispondete avanti, finché non si crea una regola o un qualcosa, un'osservazione, una stesura di qualcosa, non mi viene in mente il termine, che alla fine diventa utilizzabile per tutti e non solo per chi l'ha scritto, che lo capisce solo lui. Chiaro? E da qui in poi è il buio, in realtà, perché questi tre elementi sono la base. Poi, siccome l'arte del gioco di ruolo è complessa, siccome prende a sé diverse forme di espressione, il testo, le parole, le immagini, c'è di tutto e di più veramente. Ho visto giochi scritti senza parole, cioè per vie idetiche, solo con immagini e simboli. Ci sono giochi su YouTube spiegati a voce, c'è veramente di tutto. Effettivamente non c'è una vera linea guida precisa. E ora qui arriviamo alla conclusione della puntata. Voi avete un metodo vostro? Fatemelo sapere. E noi ci troviamo la prossima settimana, sempre qui, su Players on the Road e Rock and Roll Play.